Ciao, buongiorno a tutti, buona domenica. Veloce il video sulla coppia Forex GBP JPY sterline contro yen giapponese che avevamo già trattato recentemente un paio di volte. Usiamo tempo e prezzo. Qui abbiamo tre batter plane e siamo secondo me facilitati perché dopo un lungo downtrend possiamo probabilmente ipotizzare questa come partenza ciclica e vediamo il butter plane arancione che sotto ne ha altri 4, quindi quello di short term di più breve periodo, come effettivamente tempo e prezzo vadano probabilmente a suggerirci che è impostato, dovrebbe essere impostato sufficientemente in modo corretto. Qui questo è un ciclo rialzista, chiaramente qui abbiamo la partenza di un nuovo ciclo che attualmente è ancora rialzista perché questo minimo non è stato mai rotto durante la sua vita, ma vediamo come effettivamente anche in questo caso il butter plane, questo arancione suddiviso sempre in altri 4, abbia una buona rispondenza tra tempo e prezzo. Questo ci suggerisce che e lo ingrandiamo ancora un attimo per vederlo bene, che questo breve uptrend o rally di questo periodo ben viene individuato come fase temporale dal butter plane arancione. In questa fase noi siamo, se torniamo al ciclo precedente, in questa fase noi siamo rispondenti a questa fase, quindi questo livello. Quindi è l'ultimo butter plane di tutto il ciclo, cioè il quarto, ed è rispondente a questo livello. Qui secondo me è possibile che si possa ancora avere un po' di rialzo, ma poi ci potrebbe essere, perlomeno il tempo indica che ci potrebbe essere una fase di debolezza, e in questo caso il girarsi verso il ribasso del butter plane arancione avrebbe poi in sincronia anche quello che già è la fase ribassista primaria, che corrisponde a tutta questa discesa. Infatti vedete che abbiamo proprio dei massimi decrescenti, alla fase appunto ribassista primaria suggerita dai butter plane rossi e blu. Quindi aspettiamo la sincronia anche dell'arancione e potremo cercare operatività ribassista. Ci viene anche in aiuto la più semplice delle analisi tecniche, grazie a questa trend line che è una trend line dinamica supportiva, che anche qui ha fatto da supporto, breakout, retest, e adesso sta cercando di fare il retest. Vedete come questa del butter plane arancione corrisponde a questa, e quindi poi si aspetta una sincronia di tutti e tre i butter plane. Ultimo, ma non meno importante, è la classica media esponenziale a 200, che eccoci qua, sempre in quest'area di resistenza si trova. Quindi personalmente seguirò, sperando di trovare il timing per l'entrata, per un'ottica short su sterlina contro yen. Buona domenica a tutti.